Allora, buonasera. Anche questo contributo si inquadra nel seminario Tempo e temporalità in una prospettiva dialettica. Abbiamo già ascoltato la relazione della dottoressa Andreucci. Io invece parlerò del tempo, della concezione del tempo nella mitologia greca, dunque ai primordi della cultura occidentale. E vorrei iniziare citando uno studioso italiano, Remo Cantoni, il quale afferma che la vita umana trascorre tra mito e scepsi, tra ragione dogmatica e ragione critica. E la scepsi supera continuamente il mito, ma non lo può annullare, non lo annulla perché essa stessa si alimenta del mito. Ecco, c'è una tesi, la tesi tradizionale, secondo cui la filosofia nasce quando si passa dal mito al logos, intendendo con logos il discorso razionale, con mito il discorso fantasioso, fantastico, immaginifico e così via. Molti storici hanno contestato e hanno messo in discussione questa tesi, perché anche il mito è parola che vuole comunicare la verità. Anzi, il mito, la parola del mito è verità. La parola è parola che dice la verità in una forma immediata e arriva in forma immediata a chi la recepisce. Non solo, è parola particolare in cui la cosa e l'espressione della cosa si identificano. Certo, ha delle caratteristiche proprie la parola del mito. Chi lo ascolta non parla, non vede, non partecipa all'indagine. Anzi, secondo una ipotesi, i due termini, mito e mistero, derivano da un'unica radice che è muein, chiudere gli occhi e la bocca. Il logos, come ce lo trasmettono Socrate, Platone, Aristotele, invece è ricerca, è partecipazione attiva. I cultori del logos, invece, partecipano e tengono gli occhi ben aperti, perché la vista più di ogni altro senso ci fa conquistare conoscenza, ci presenta con più immediatezza una molteplicità di differenze. È attraverso la vista che noi cogliamo le analogie, cogliamo le differenze, poniamo le basi del logos. E tuttavia il mito non muore con la nascita del logos. Non a caso, infatti, è stato ricordato che i primi pensatori greci mantengono addirittura lo schema triadico delle teogonie e delle cosmogonie. E tutti sappiamo che cos'è il mito, poi se dobbiamo definirlo incontriamo qualche difficoltà, perché per i greci mito era parola, ma era storia. Storia particolare, storia con delle caratteristiche peculiari, è una storia che non ha un testo definito, non ha un autore, non ha delle fonti. Per esempio, quando Platone parlava del mito di Atlantide, diceva di averlo saputo dallo zio Crizia. Lo zio Crizia l'aveva saputo dal nonno, il nonno l'aveva saputo dal padre, il padre a sua volta l'aveva saputo da Solone, il quale lo aveva saputo durante un viaggio in Egitto. Il primo testimone del mito è Omero. La materia dell'Iliade e dell'Odissea è quella degli dei, degli eroi, insomma. Ora, la materia delle due opere è tratta dal ciclo della guerra troiana, e cioè di quei cicli che raccontano gli antefatti della guerra e le conseguenze della guerra. Ecco, noi diciamo, noi sappiamo, o siamo abbastanza certi, che i cicli epici siano posteriori ad Omero,
Però la materia doveva essere conosciuta da Omero, il quale continuamente allude agli antefatti, alle conseguenze, allude al giudizio di Paride, alle nozze di Peleo e di Teti, all'assassinio di Agamennone. Ecco, l'altra composizione epica che è temporalmente vicina ad Omero è la Teogonia di Esiodo. Ma da dove derivano questi materiali? A lungo si è detto che l'origine di questi materiali è l'origine di questi materiali nasce da due, deriva da due componenti. Queste due componenti sarebbero una che potremmo definire settentrionale di popolazioni indoeuropee, di una popolazione indoeuropea che viveva in una società patriarcale, conosceva un sommo dio di nome Zeus, ordinatore del mondo, signore e padre degli dei e degli uomini. E l'altra invece componente autoctona mediterranea, popolazione mediterranea che conoscevano una dea madre signora della natura. Tuttavia questa ipotesi oggi sembra semplicistica, perché la mitologia greca appare costituita da una molteplicità di elementi e alcuni di questi elementi sono di origine orientale. Centinaia di anni prima di Esiodo ci furono contatti tra gli Achei dell'età micenea e i popoli del vicino Oriente, e il mito di Urano presenta delle connessioni con i miti dei Fenici, degli Ittiti, dei Cananei. Dunque, dicevamo del racconto di Esiodo. Il racconto di Esiodo comincia con il caos, passa poi a Gaia dall'ampio petto, Gaia genera Urano, si accoppia con Urano, nascono i titani, i ciclopi con un occhio solo, i centimani giganteschi. Nasce Cronos che, come dice Esiodo, Cronos è dai torti pensieri, che prende in odio il gagliardo suo genitore. Urano è spaventato da questi figli rozzi e informi, non vuole più accoppiarsi, e a questo punto Crono, con l'aiuto della madre, taglia il membro virile del padre con la falce dentata e prende il posto del padre. Ma anche Crono sa che sarà spodestato ed elimina i suoi figli, li divora, fino a che la moglie, che è anche la sorella, Rea, al posto dell'ultimo nato, gli fa divorare una pietra. Zeus, l'ultimo nato è Zeus, Zeus vince il padre con la forza e con l'astuzia, ne prende il posto, libera i ciclopi che Crono aveva rinchiuso, fa vomitare al padre la pietra e i suoi fratelli, e poi l'albero genealogico, e prende ovviamente il posto del padre. L'albero genealogico poi continua con le nozze di Zeus, che sposa prima Metis, la saggezza, poi Temis, la legge. Nell'orfismo gli dei e le altre entità del cosmo derivano dalla notte. E Esiodo aveva detto che dal caos nasce Erebo e nasce la notte, però in realtà poi aveva incentrato tutta la sua genealogia a partire da Gaia e da Urano. Invece nell'orfismo la notte è il tempo primordiale ed è il principio. Dalla notte nasce l'uovo cosmico, dall'uovo cosmico Fanes, il luminoso, o Protagonos, il nato prima, o Eros, il demiurgo che modella il mondo. Ricordiamo che il mito del demiurgo tornerà poi nei dialoghi di Platone. Ecco, ma tornando all'orfismo, da dove si genera l'uomo cosmico? Le risposte sono due: o dalla notte o da Cronos, il tempo. E il tempo, come
archecom, all'origine delle cosmogonie, è qualcosa che noi ritroviamo nel mondo greco, ma lo ritroviamo anche nelle cosmogonie orientali, lo ritroviamo in India, in Iran e così via. E il tempo è centrale, infatti, nel mito, perché tutto comincia davvero quando agli dèi e ai demoni si dà un accadere, un vivere, un diventare. E gli dèi sono sacri per il fatto che appartengono alle profondità del passato. Ma il tempo del mito si differenzia dal tempo della storia. Nella storia c'è un avvicendarsi di eventi e nel mito no, il tempo del mito è un assoluto. Nel mito si opera proprio una cesura tra ciò che è e ciò che è stato. Per questo si dice che la coscienza mitica è una coscienza senza tempo. Schelling, che aveva dedicato di fatto tutta la sua vita a studiare i miti, dice che nella coscienza mitica predomina un tempo preistorico, un tempo in cui c'è coincidenza di inizio e di fine. Dice è quasi un'eternità che diventa tempo solo rispetto a quello che viene dopo. E nel mito di Cronos, che decide di evirare il padre, si può leggere appunto la nullificazione del tempo come divenire. Infatti, evirando il padre si nullifica il passato, divorando i figli si nullifica il futuro. E del resto l'uomo ha sempre avvertito la fugacità del tempo che passa, la fugacità della vita. E da qui il rifiuto del tempo, da qui il tentativo di ignorare la temporalità, di annullare la morte. E del resto vorrei ricordare che in tempi abbastanza vicini a noi, l'antropologia culturale ha ritrovato questa concezione del tempo in molte delle comunità osservate. E in queste comunità i miti sono vissuti come dei precedenti, appunto, non interpretati come simboli di qualche cosa. Scrive Malinowski, il mito in una società primitiva, cioè nella sua originale forma viva, non è la narrazione di un racconto, bensì è una realtà vissuta. Esso non è quel genere di avvenimenti inventati che noi troviamo nei nostri romanzi, bensì una viva realtà che si crede avvenuta in tempi primordiali e che da allora continua a influire incessantemente sul mondo e sul destino degli uomini. Tali racconti sono per gli indigeni manifestazioni di una originaria realtà superiore e di più alta importanza, la quale determina la vita, il destino, le attività dell'umanità, mentre gli uomini traggono da essi sia i motivi per gli atti rituali e morali, sia le avvertenze sul come mettere questi in pratica. Cioè, insomma, l'uomo arcaico vuole ignora la temporalità ed è per questo che si aggancia, si lega a forme che sono sottratte al divenire. Gli eventi che passano non sono sentiti come reali. Reale è solo il mondo degli dèi, il mondo del mito, il mondo dei demoni, il mondo degli eroi, quel mondo in cui il tempo non scorre. E addirittura, l'imitazione di un modello che è al di là del tempo e al di là della storia giustifica gli eventi storici che si svolgono nel tempo. Perché se gli eventi storici che si svolgono nel tempo hanno la loro origine in una realtà che è fuori dal tempo, che è permanente, che è sempre identica, il tempo si annulla. E nello stesso tempo si dà valore alle generazioni che nascono e che si succedono. I gesti e le azioni dell'uomo, proprio perché si modellano su quanto avviene in un tempo senza tempo, ebbene questi gesti si inseriscono nell'ordine cosmico, imitano l'archetipo e nella ripetizione
il tempo è sospeso. Del resto l'uomo fa parte del mondo della natura, e nel mondo della natura luce, tenebre, stagioni si susseguono incessantemente. Questo rapporto che lega la vita dell'individuo all'oggettività della natura giustifica e oggettiva gli eventi storici. E Omero scrive: come quelle delle foglie sono le generazioni degli uomini. Le foglie, alcune il vento ne getta a terra, altre la selva le feconda, le produce al ritorno della primavera. Così le generazioni degli uomini. Nasce una, l'altra si dilegua. Cioè, il tempo è questa ruota, e in questo modo nella ruota il perire viene annullato, le vicende che trascorrono vengono in qualche misura annullate, la morte si annulla, anzi addirittura la morte si risolve nell'essere la condizione di una nuova vita. Come la luna rinasce dopo 3 giorni, allo stesso modo le generazioni tornano a vivere. Nella prospettiva dell'eterno ritorno il morire è solo apparente, ogni evento resta fermo e acquista la forma dell'archetipo. E queste concezioni cicliche ci sono nel mito greco, nel mito iraniano, in quello indiano. Infine l'ultimo passaggio. Gli astri, la luna, vengono venerati non solo, non tanto per i loro effetti, cioè perché producono luce e calore, ma in quanto sono l'ordine universale. Ed ecco che allora il senso mitico vi ritrova un ordine fatale. Il tempo mitico diventa fato, e il fato è una potenza che sottomette dei e uomini, dei e demoni. Allora ci troviamo dunque di fronte ancora a un altro passaggio. Dal divenire periodico degli astri si risale ad un ordine universale. Il tempo mitico è una forza, ed è una forza cosmica che nessuno può mutare. Dice Geronimo che nella mitologia orfica le teste di toro e di leone di Cronos e Eracle si riferirebbero appunto ai segni dello zodiaco. In Orfeo si parla di cicli del tempo, di ruote del destino e delle generazioni, di ciclo delle nascite. Ferecide dice che Zeus e Ctonia sono immobili, sono i principi, la volta del cielo raffigura il tempo e in essa ci sono gli astri che misurano il tempo. Ecco dunque, il mito, concludendo, il mito è fondativo, fonda senza spiegare, oppure da archè. E nei filosofi più antichi troviamo l'archè, l'acqua, l'aria, l'aperon, il fuoco. E essi hanno in fondo, questi filosofi hanno in fondo preparato il terreno, creato i presupposti per una concezione in cui gli elementi del tempo vengano considerati, vengano affermati. In Empedocle abbiamo ancora la coincidenza di tempo e di fato, ancora amore e odio vengono sottoposti all'ordine cosmico, però Empedocle non parla più né da sacerdote né da profeta, parla da filosofo. Parmenide afferma l'illusorietà del tempo che passa, rispetto invece all'immutabilità, all'immobilità dell'essere. Ecco, su questa via procede la filosofia. Vorrei concludere con 2 citazioni lontane, contrastanti, ma io credo significative. Dice Plauto: gli dei maledicano colui che per primo imparò a suddividere il tempo. C'è una massima all'ingresso della stazione di Sestri Ponenti a Genova. La massima dice: il tempo non esiste, gli orologi sì.